Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un video di come creare un cutter in Silhouette Studio per poi passarlo senza fare tanti giri e tante operazioni sul software di Silhouette Alta per poi andare a crearci il nostro cutter. Non vi faccio vedere come la macchina la Silhouette Alta esegue il cutter perché sarebbe un video più lungo e visto che ho fatto già altri video in questione, andatevi a vedere come si prepara la Silhouette Alta, come si fa la calibrazione e quant'altro. Oggi vi voglio far vedere solo come creare il nostro cutter. Iniziamo con il software di Silhouette Studio. Prima di tutto dobbiamo avere l'area di lavoro come la Silhouette Alta per orientarci di dove mettere il nostro cutter per non farlo né troppo grande né troppo piccolo. Quindi come facciamo? Andiamo in questa opzione qua, impostazioni pagine e dove vedete scritto macchina dovete mettere alta. Vedete? Vi mette l'area di lavoro della Silhouette Alta. Fatto questo, io ho le mie finestre già tutte pronte perché quando lavoro preferisco averle qui e non andare sempre nel pannello. Io, avendo Silhouette Studio Business, ho diverse opzioni che quelle che Silhouette Studio Designer non ha. Infatti io ho queste icone con tutti questi queste forme. Però oggi voglio fare un cutter base in modo che anche chi non ha la business può crearsi il cutter. Prendiamo quindi la nostra ellisse e andiamo a disegnarla. Potete fare anche un cerchio, io ho disegnato un'ellisse. Fatto questo, andiamo a dare uno spessore linea che è qua. Scusate, ho incasinato un po'. Ok, linea. Faccio vedere, prendiamo e diamo uno spessore di 25. Fatto questo, possiamo fare un offset. Anzi, prima di tutto io duplico questa e questa me la tengo come base se dovesse servirmi per fare altre linee in questo cerchio. Quindi ci andiamo a fare un offset interno. Ops, scusate, avevo selezionato. Selezioniamo, facciamo un offset interno e mettiamo l'offset. Lo metto, no, così troppo. Mettiamolo, lo metto a 6,80. Poi voi decidete quanto dovete fare larga la base. Questa sarebbe la base del nostro cutter. Andiamo ora a duplicarci anche questo, facciamo duplico e lo metto da parte anche questo. Ora selezioniamo tutto, andiamo a dare un colore al tutto, scusate, lo diamo azzurrino, tenendo selezionato tutte e due i cerchi, facciamo sottrai e vediamo che c'ha, qui deve esserci rimasto qualcosa di prima, ok, e vedete che abbiamo la nostra base.
Ora dobbiamo crearci il rinforzo perché, come sapete, io prima facevo il disegno, lo andavo a mettere in silhouette alta e poi facevo il cutter dall'opzione che ti dà il software. Ma ho visto che quando andavo a tagliare, specialmente io che taglio la pasta polimerica, mi si rompevano tutti perché il cutter essenzialmente era molto ma molto sottile. Quindi cosa ho fatto? Io ho deciso di fare la mia larghezza del mio cutter in modo che quando vado a tagliare non mi si rompa, però devo mettere anche un supporto al cutter. Quindi dobbiamo andare a fare un altro cerchio. Prendiamo questo e facciamo un offset non interno l'altro e mettiamo uno spessore, una distanza di facciamo 4. No, facciamo 3,50. Ora, fatto questo, togliamo quello sotto. Togliamo, scusate, devo posizioniamo in centro. Ecco, devo rifare la copia di questo. Duplico, metto da parte, faccio lo stesso metodo di prima, metto un riempimento, in questo caso lo facciamo giallino, andiamo su modificare e faccio sottrai. Ok, ora facciamo lo stesso con questo, quindi facciamo, gli diamo una linea di un altro colore per vedere, scusate, lo devo selezionare, facciamo una linea nera per vedere dove lo posizioniamo, vedete? In questo caso lo posizioniamo nell'area, vedete quello piccolo, nel cerchio piccolo, in modo che venga a pari e mettiamo un offset sempre esterno, ma diamo un offset di un e mezzo, scusate. Anzi, no, do anche a 1, 1,20. E questa sarà la nostra linea di taglio. Ora togliamo questo e facciamo la stessa cosa, identica cosa. Scusate che devo prendere solo. Diamo un colore diverso, non perché do sempre la linea, questo. La linea la diamo nera per farvela vedere. Facciamo sempre sottrai. Ed ecco qua, questa sarà la nostra linea taglio. Ora raggruppiamo tutti. Selezioniamo. Facciamo così e così, in modo che abbiamo il nostro cutter. Questa sarà la base, questa sarà il rinforzo del nostro cutter e questo sarà il cutter vero e proprio. Ora cosa dobbiamo fare? Togliamo questa perché non ci serve più. Dal Silhouette Studio, se teniamo selezionato, clicchiamo tasto destro, vedete? Send 3D. Io non so perché qui non vi dà le altre opzioni, ma vi assicuro che ci sono. Qui si vede solo taglia torta. Noi non ci serve quella, ci serve la prima opzione, che se quando vedete quando andate a fare un disegno in silhouette alta, vi dà. Si apre pure la finestrella con le 6 opzioni. Quindi noi andiamo nella prima e vedete, ce lo porta direttamente nel nostro software.
di 3D alta. Come vedete è stato semplicissimo. Queste sono le nostre tre basi. Ora dal di qui facciamo un group perché dobbiamo alzare il nostro taglio. Per esempio, prima selezioniamo il nostro cutter, quello vero e proprio dove taglia, e mettiamo un'altezza di 12. E questo è il nostro cutter. Ora diamo un'alzatina anche, selezioniamo il rinforzo, vedete, e lo mettiamo 6. Vedete, questo è il nostro rinforzo, in modo da quando andiamo a tagliare non si rompa subito. Vogliamo dare una piccola altezza anche alla nostra base, diamo 4. Ma questo non ha importanza, se volete lasciarlo così, potete lasciarlo così. Vedete? Abbiamo fatto il nostro cutter, la base, il rinforzo, il cutter vero e proprio. Potete dare anche un'altezza di più di 12, poi sta a voi come volete il vostro cutter. Questo sarebbe già fatto, in modo che si va, adesso io non l'ho, facciamo group, e andiamo per il 3D print. Vedete? Io ho messo standard, però potete mettere anche alta qualità, ci vuole più tempo, però viene perfetto. Forse qui in mezzo c'è rimasto un piccolo residuo di una prova che avevo fatto. Vabbè, dopo si può togliere prima di fare questo, ma oppure si può lasciare, non ha importanza, tanto dopo questo non viene assolutamente ad intaccare il cutter. Io per comodità io mi salvo le opzioni, però se io vado in impostazioni nella finestrella, in questa estrusione, vedete che qui abbiamo il top layer, e qui vedete c'è una tartaruga e qua c'è un coniglio. Quindi cosa vuol dire? Che più alzate questo, più va in fretta a fare il vostro disegno. Se vedete, prima era un'ora e 55, perché io poi ho messo l'alta qualità. Se io faccio alzo diciamo la velocità, adesso facciamo per salvarla, ok, quindi tolgo, vedete, è andata a 1,47 perché si è velocizzato, cioè secondo di come spostate quella levetta vi velocizza il tutto. Bene, io ora, come ho detto, non vi faccio vedere a lavorare la macchina. Spero di essere stata chiara, perché è una bella cosa e volevo condividerla con voi, perché io l'ho scoperto anch'io da sola, non sapevo che ci fosse questa opportunità. E spero di aver fatto cosa gradita. Se vi è piaciuto il video, mettete pollice in su, ma magari mettete anche un mi piace, e se attivate la campanellina, ogni volta che farò un video vi arriverà la notifica. Con questo è tutto, io vi ringrazio, vi aspetto al prossimo video e ciao!